Amici di Habitat, buon pomeriggio. Oggi con questo video vi porteremo con noi in Trentino a visitare una delle più belle località turistiche della zona, Fiera di Primiero. Venite con noi. Il paese di Fiera di Primiero è il cuore principale del comune di Primiero San Martino di Castrozza ed è composto, oltre che dalla località che visiteremo assieme, dai nuclei di San Martino di Castrozza, Siror, Nolesca, Tonadico, Pieve e Transacqua. Le origini della nobile borgata di Fiera risalgono al XV secolo, quando la valle omonima era feudo della famiglia Welsperg, facente parte dell'impero austriaco. Il piccolo centro abitato, il secondo in Italia per dimensioni ridotte, divenne importante per via dell'apertura di una serie di miniere di rame, argento e ferro a partire dal 1373. Dal XV secolo, poi, i minatori tirolesi, detti canopi, che si erano recati in Primiero per lavorare, fondarono un nuovo centro, alla confluenza del torrente Cismon con il Canali, proprio là dove si svolgeva il mercato, la fiera, che darà nome al centro urbano. Chiesa della Madonna dell'Aiuto, conosciuta anche come Cesa Nova, fu voluta il 2 febbraio del 1663 e terminata nel 1667. L'affresco sulla facciata fu eseguito nel 1952 dal professor Argo Castagna di Rovereto e riproduce una Madonna circondata da personaggi vestiti con gli indumenti tradizionali della valle attorno al 1700. Sull'altare è ben visibile il quadro della Madonna dell'Aiuto, copia settecentesca dell'opera Maria Hilf di Lucas Cranach il Vecchio, visibile nel Duomo di Sant'Jakob a Innsbruck. Notevole a Fiera il Palazzo delle Miniere, una severa struttura del 400 di stile tardo-gotico. Fu sede del giudice minerario ai tempi di Sigismondo, duca d'Austria e conte di Tirolo. Al suo interno è allestito un piccolo museo etnografico organizzato sui tre piani della struttura. Al piano rialzato possiamo trovare la sezione riguardante il fabbro ed i suoi strumenti di lavoro, provenienti da una vecchia fucina del luogo. Al primo piano gli strumenti del falegname, del sellaio, del seggiolaio ambulante ed una sezione dedicata alla filatura e tessitura, fienagione ed attività casearia, tipiche delle zone montane come questa. Il secondo piano è dedicato alle miniere con un'esposizione di minerali, strumenti e documentazione fotografica sulla persona di Luigi Negrelli,
nativo della zona e famoso per aver ideato il canale di Suez.